Ciao! Allora, oggi un video richiesto, diciamo, una sciarpa da uomo fatta all'uncinetto. Allora, io ho cercato un pochettino in rete perché non avevo bene idea, diciamo, di avere appunto un'idea generale su come farla. E alla fine sono approdata su un blog che sto seguendo perché mi piace molto e si chiama wolfcrochet.wordpress.com. Comunque vi lascio poi nell'info box i link, soprattutto il link per questa sciarpa. Allora, il modello appunto l'ho preso da questo blog qui, però ho voluto cambiare un pochettino i colori perché il punto che viene utilizzato mi è piaciuto molto e quindi appunto solo ho deciso di cambiare un pochettino i colori. Ma vediamo che cosa ci serve. Allora, della lana. O se volete farla anche in cotone, come al solito, io vi do la mia idea, poi fate voi. E l'ho pensata per la festa del papà. Allora, io ho scelto questo blu come primo colore, poi il rosso, questo marroncino e questo beige, e poi di nuovo lo stesso blu di prima. Quindi questa è come la vedrete, diciamo, finita. Diciamo, questi sono i colori. Poi avete bisogno dell'uncinetto che vada bene con il fiato che avete scelto e delle forbici. Prendo il Allora, mio blu inizio. e inizio, faccio il mio punto, così il mio punto d'apertura, come sempre. E poi io vado a fare 111 catenelle. Voi potete, ovvio, come sempre, fare la lunghezza che preferite, più corta, più lunga, e continuare dei giri poi successivamente, come volete voi. In ogni caso, prendo il filo da dietro e lo porto davanti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e così via. E adesso vado Ok, avanti e io ci qua vediamo adesso alla ne ho fine. fatte 185 catenelle, perché ho il filato più piccolo rispetto a quello che vedrete poi nello schema vero e proprio, perciò per quello che vi dico misuratela, diciamo, come volete voi. Allora, arrivate a questo punto, io salto questo punto qui e vado nel penultimo, vado dentro con l'uncinetto, faccio un punto basso, prendo da dietro, lo porto davanti, prendo di nuovo il filo, lo porto in avanti e faccio così per tutte le catenelle che ho fatto. Vedete? Quindi uncinetto nel punto, il filo da dietro, lo porto in avanti, riprendo il filo e riporto in avanti. Ok, io adesso continuo e ci vediamo Ecco, al come fondo. vedete, Sono arrivata alla fine. Faccio 2 catenelle, quindi una, due, e giro, che se al momento si vede poco, comunque giro il mio lavoro. E questa era la parte numero 1. Adesso passiamo alla seconda. Perché ve le divido? Perché poi alcune parti basterà solamente riprodurle con gli altri colori, quindi vi è poi più facile vedere come fare. Allora, arrivati a questo punto, io faccio questa maniera. Il primo punto, subito dopo le 2 catenelle, non ne tengo conto, quindi lo salto. Quindi questo lo vado a saltare e vado nel seguente. E faccio una maglia alta, quindi prendo il filo, aspettate, una, là. Vado nel secondo punto, riprendo il filo da dietro, lo porto in avanti, filo, porto in avanti, filo, porto in avanti e ho una situazione del genere. Poi faccio un'altra maglia alta, ma sul punto che io prima ho saltato, quindi torno come indietro e faccio la stessa cosa, di nuovo prendo il filo, lo porto in avanti, filo, porto in avanti, filo, porto in avanti. Andando avanti nel lavoro vedrete che si formano come delle X alla fine, no? Quindi rifacciamo. Faccio la mia maglia alta, quindi salto un punto e vado nel seguente. Quindi faccio così, riprendo il mio filo e voilà. Prendo di nuovo il filo, torno nel punto che ho saltato prima, qui, passo dentro, prendo il mio filo da dietro, lo porto in avanti e di nuovo.
porto in avanti e porto in avanti e continuo così fino alla fine. Quindi adesso Ho continuo e ci fatto vediamo tutto e appunto, adesso vi alla faccio fine. vedere come rimane. Là così, lo metto anche sul bianco. Comunque vi faccio poi vedere anche con il rosso, così è un pochino più chiaro. Comunque arrivati alla fine, sì, facciamo una mezza maglia alta, quindi prendo il filo, vado nel mio ultimo punto, così. Prendo il mio filo da dietro, lo porto in avanti, prendo di nuovo il filo e chiudo in questa maniera qui. Faccio una catenella e giro. Abbiamo finito il secondo passaggio. Iniziamo il terzo. Dobbiamo fare un punto basso, una maglia bassa in ogni singola maglia. Quindi vado nella mia prima. Prendo il mio filo, lo porto in su e riprendo il filo ed esco. E continuo semplicemente in tutte le maglie, in tutti i punti che abbiamo fatto. Quindi così, filo e via. In questa maniera qui. Ok, ci vediamo. Ok, arrivata Fatto. qui, finiamo la nostra terza parte. Facciamo 2 catenelle. Quindi finito, faccio una, due, a questo punto taglio e vado a cambiare il mio colore. E in questo caso utilizzerò il rosso. Allora. Ed ecco qui che tornano utili i vari pezzi che vi ho detto, no? Uno, la parte 1, 2, 3. Allora. Arrivati a questo punto, una volta che si cambia il colore, si ripete semplicemente la terza parte, la seconda e poi di nuovo la terza. E poi si ricambia il colore, quindi si va avanti così, si procede in questa maniera. Io, arrivato a questo punto, quindi vado a prendermi il mio colore rosso, aspettate che qua i fili. Ok. Qua vado a prendermi il mio colore. E devo rifare la terza parte, ossia un punto, una maglia bassa in ogni maglia. Quindi io entro nella mia maglia, prendo il mio rosso, porto in alto e vado a chiudere. E adesso continuo, quindi vado di nuovo nel punto successivo, prendo il filo, lo porto in avanti e così via. E vado avanti fino al fondo. Poi, arrivati al fondo, vediamo che cosa fare. Arrivata alla fine, faccio 2 catenelle, così, e giro il mio lavoro. E abbiamo finito la parte 3, e quindi andiamo a ripetere la seconda parte, ossia salto un punto, ecco che qui forse lo vedete meglio. Aspettate, là. Allora. Salto un punto, quindi non questo, ma in questo vado a fare una maglia alta, quindi prendo il mio filo così, lo passo nel punto, riprendo il filo, lo riprendo e lo riprendo. E poi vado a fare di nuovo una maglia alta nel punto che prima abbiamo saltato, quindi torno praticamente indietro. Ed ecco qua. Poi contate 1, 2, quindi nella seconda andate subito a fare la vostra maglia alta. E poi tornate indietro di uno. 1, 2, faccio qui e torno indietro. E continuate così. Eccomi arrivata arrivata qui, qui, ci vediamo. a questo punto. Faccio la mia mezza maglia alta, quindi così, così, nell'ultimo punto. Questo. Così, tiro su e faccio così e poi vado a fare una catenella e giro. Abbiamo finito la nostra seconda parte e andiamo a rifare la terza, quindi tutte le nostre maglie basse in tutti i nostri punti, tutte le nostre maglie come volete.
Quindi così. Ok, e andiamo avanti. Ah, ci vediamo alla fine, così faccio di nuovo il cambio del colore Rieccomi e vi qui. faccio vedere. Sono arrivata al fondo. Adesso faccio 2 catenelle perché vado a finire la mia terza parte. Taglio e vado a cambiare il colore. E questa volta io prenderò questo marroncino. Sì, nocciola, color nocciola, diciamo. Giriamo il nostro lavoro come abbiamo fatto prima. Sono qui, prendo il mio marrone, lo metto qui e vado di nuovo. Devo di nuovo fare 3, 2 e 3. Quindi il terzo sono tutti i vari punti bassi. Quindi parto dal primo, mi prendo il mio filo dietro, lo porto in avanti e me lo riporto in avanti. Così. E continuo. Quindi bisogna di nuovo rifare quello che abbiamo già fatto, ma solo con un altro colore. E poi via dicendo. Io una volta che avrò finito con questo marroncino qua, continuerò con questo beige e in mezzo andrò a fare di nuovo il blu. Per non farvi vedere tutti i passaggi, tanto sono sempre gli stessi, vengono solo ripetuti. Una volta che voi arrivate, quindi fate in questa maniera, io farò questo, poi farò il mio beige e il mio blu. Il blu, una volta che ho fatto 3, 2, 3, lo rifarò 3, 2, 3, quindi rimarrà una striscia anziché singola doppia di blu centrale. E poi andrò a fare una cosa speculare, quindi metterò poi di nuovo il mio beige, poi di nuovo il mio marrone, il rosso e il blu, sempre una striscia, sempre 3, 2, 3 fino ad arrivare alla fine. Vi lascio come solito al fondo delle foto in cui vi Nell'info faccio vedere. Vi box. lascio il link al mio blog dove vi lascio proprio scritti bene i punti 1, 2 e 3, così li avete sempre sott'occhio nel momento in cui, sempre se volete riprodurlo. E niente, se avete qualche domanda o per qualsiasi cosa, lasciatemi un commento. E vi consiglio di andare a vedere il blog, trovate sempre il link nell'info box dal quale ho preso lo schema, perché ci sono veramente tante, tante idee carine da riprodurre e anche abbastanza semplici. Ciao!